Buongiorno a tutti, io sono Michele e benvenuti su MCARP. Oggi vi presento un'altra bella sessione di pesca, di carp fishing. Mi sono sicuramente molto divertito e spero di farvi divertire anche a voi, con sicuramente delle catture. Parliamo un pochino di terminali utilizzati, varie tecniche. E vi invito anche ad iscrivervi al mio canale YouTube, naturalmente questo, MCARP, perché ci sono delle novità, novità in arrivo. Ogni venerdì alle 18 naturalmente un nuovo video. Attivate la campanellina per non perdere mai nessun nuovo video. Ma una cosa interessante, se andate sul mio portale, quindi su MCARP, troverete non solo i miei video, ma l'ho rinominato il canale del carpista, proprio perché all'interno troverete anche varie playlist su canali italiani, inglesi, riguardanti naturalmente il carp fishing, dal negozi di pesca a tutorial, ed è molto molto interessante, secondo me naturalmente. Quindi vi invito ad iscrivervi. E altra cosa importante, vedrete prima, nei prossimi video farò un piccolo tutorial su come utilizzare al meglio il mio canale. Iscrivetevi, mi raccomando, perché siamo sempre più numerosi, ma stiamo arrivando pian piano anche ai 1000 iscritti, e con i 1000 iscritti ci saranno delle sorprese, 1000 idee, 1000 progetti che al momento non si possono realizzare, poiché si possono realizzare solo dai 1000 iscritti in su con YouTube, perché YouTube è un bellissimo portale, ma è simile a un videogioco. Ogni volta che si raggiungono un tot di iscritti, si aprono delle porte e delle possibilità in più, dalla community alla possibilità di creare dei gadget, premi, cose che vedremo poi se raggiungeremo questo bellissimo obiettivo e questo primo traguardo. Ma prima di farvi vedere questa sessione di pesca, sigla!
Eccoci qua, amici. Ora vi faccio vedere lo splendore che mi è venuto a trovare in questa sessione. Io non so, ma ho la netta sensazione. Ok, bella, stai calma. Che sia una carpa che ci è già venuta a trovare. È bellissima. Voilà. Allora, naturalmente la culla l'avevo già riempita d'acqua. La carpa è appena uscita. E ora facciamo qualche foto di rito. Bellissima, ma quanto è bella. Qui ha avuto una lotta forse con qualche siluro, qualcosa, vedete, porta ancora i segni, però è bellissima. Da quest'altra parte è sana, l'importanza di una culla. E ora subito in acqua. Eccoli la ragazza. Ciao bella. Ciao. Quanto sei meravigliosa. Guarda, adesso ti lascio andare subito, perché sei veramente bellissima. Ora ti faccio prendere. Ok, guarda. Perfetto. Prendiamo un po' d'aria e via. Bravissima. Subito è andata via. Era informissima, bellissima. Il combattimento è stato veramente tosto, perché è partita molto molto velocemente, poi si è rintanata lì in quegli arbusti lì, subito lì dove ci sono gli ostacoli. Poi io pesco lì in quella zona lì, proprio a ridosso degli ostacoli. E lei è partita veloce e poi è ritornata lì, ma sono riuscito poi l'ho fatta passare da dietro ed è arrivata dentro da qua. Combattimento difficile, fortunatamente avevo un piombo a perdere, che come avete visto vi farò vedere, anzi il piombo ha fatto il suo dovere, cioè l'ho perso praticamente. Non sto utilizzando l'headcore. Perché? Perché il l'headcore, hanno visto che in situazioni dove ci sono grossi ostacoli, se poi dovessi rompere, la carpa rimarrebbe, spesso rimangono impigliate nell'headcore direttamente al tronco e non riescono più a liberarsi. E quindi ho incominciato a lavorare direttamente con la lenza madre, Questo mi permette di essere ancora più tranquillo se dovessi mai perdere un pesce. A
Altra cosa importante, questa volta l'ho presa con uno spinner rig, quindi un bello spinner rig, l'ha incuriosita, non era niente di che, nel senso che era al gambero, quindi non aveva colori particolari, era un marrone tenue, quindi si è fatta ingannare proprio dal movimento della pop-up, molto probabilmente. Ci sono delle belle bolle nella zona dove ho queste canne qua, chissà, vediamo. E niente, che dire, sono veramente felice, felicissimo, perché non ci speravo. C'è una temperatura dell'acqua totalmente diversa dagli altri giorni, perché si è scaldato notevolmente l'ambiente. Ieri e oggi ci sono 30 gradi, quindi fa veramente caldo rispetto ai giorni precedenti. Ci sono delle escursioni termiche importanti e l'acqua prima col dipper mi segnava 25 gradi, quindi è già molto molto calda. E ci sono tante bolle in giro, e quindi sembra che sia del movimento di carpe, però fanno fatica a mangiare boilies, perché in questo canale c'è molto alimento naturale. Si vede, perché ci sono alberi, quindi tronchi sommersi che portano alimento sotto il fondale. È melmoso, guardate quei rami, lì c'è una carpa, si è mosso, guardate, si muovono, avete visto? Lì c'è qualche pesce che muove i rami. Bello. Quindi c'è veramente tanto, tanto alimento naturale. È difficile, una pesca difficile. Volevo rispondere anche a chi spesso mi chiede, mi critica, più che critica mi chiede, perché non è una critica, però mi chiede se faccio vedere una partenza, perché non faccio vedere le partenze, perché qui in questi ambienti bisogna essere attaccati praticamente alle canne, non c'è la possibilità di lasciare spazio alle canne, quindi frizioni serrate, ultimo anello o primo anello, che dir si voglia, l'anello più grande dietro all'avvisatore, in modo tale che partenze importanti non ci facciano volare la canna in acqua, ovvero a tutto pesca, ne sai qualcosa. E quindi massima attenzione e allerta per fare in modo che ogni bip o comunque ogni partenza sia un successo e non una canna che si vada ad aggrovigliare o intrigare tra i rami. Bene ragazzi, la sessione direi che è conclusa. Sono veramente felice perché è stato un bellissimo, ho preso una bellissima carpa. Devo riguardare le foto a casa, perché secondo me non è la prima volta che la prendo. Mi sembra una vecchia conoscenza, ma poi vi saprò dire nei commenti se effettivamente è una vecchia conoscenza o è una carpa nuova per me. Sono veramente felice perché è stato un bellissimo combattimento, è stata fortunatamente collaborativa,
perché ha cercato vari ostacoli, ma sono riuscito a tenerla in alto. Contento perché fortunatamente ha funzionato anche il sistema di sgancio del piombo, quindi il piombo si è un piombo a perdere, ha fatto il suo lavoro. Mi dispiace che ci sia un piombo in più in acqua, però almeno c'è una carpa libera e non attaccata a un ramo. E che dire, vi ripeto, iscrivetevi. Facciamo passare il trattore. Dicevo, che dire, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. E perché, come vi dicevo prima, non è più solo un canale YouTube, ma è un bel portale, il canale del carpista, cioè un portale dove trovare all'interno delle varie sezioni che ho creato nella home page. Nella home page del canale ci sono tante novità. Andatele a scoprire, iscrivetevi. Cioè, non sono passate macchine fino adesso, ma adesso si sono fatti prendere trattori, camion, tutto il resto, ma ce la faremo. Quindi, ragazzi, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi e alla prossima. Ciao!